Ragazzi, siamo arrivati a Torino. Perché non facciamo una capatina al Museo del Cinema? Ma sì, Diego, dai, dopo andiamo anche a vedere il Museo Egizio. Ma ragazzi, tutto molto interessante, però io sinceramente prima vado a vedere lo stadio, quindi mi sa che ci divideremo. Vabbè, in ogni caso dobbiamo prima andare a conoscere Loredana ed Anna, e non so se saranno proprio di strada. Ciao a tutti, sono Anna, ho 51 anni, vivo a Moncalieri in provincia di Torino e il mio lavoro è fare l'infermiera da tantissimi anni e lei è Loredana, la mia amica. Sono Loredana, amica di sempre, collega di sempre di Anna e anch'io faccio l'infermiera ma in ambulanza. Interessi al di fuori del lavoro, dedico del tempo libero portando fuori cani del canile della mia città. Cerco di rendere meno ostile la permanenza dei cani all'interno di questo canile. Io il mio tempo libero lo passo con fiori e piante perché mi piace tantissimo, perché adoro la campagna e sono vintage anche per questo. Allora, il titolo del menù che proporremo ai nostri ospiti è Spritz and Flower in Vintage. Spritz, Lori, perché? Perché le nostre serate iniziano sempre con lo spritz. Flower? Siamo in mezzo ai fiori. E in Vintage? Perché noi non siamo vecchie, ma siamo vintage. Beh, ma non vedo l'ora di bere uno spritz con Loredana ed Anna, ragazzi. E guarda, non hai ancora conosciuto Emilia ed Emanuele. E anche con loro ti troverai molto bene. You can bet on it. Vuol dire, puoi scommetterci in americano. Ciao, sono Emanuele, sono un neoquarantenne, vivo a Torino e sono un designer. E con me oggi c'è... Emilia. Ho meno di 50 anni, ma sono più vecchia di te. E sono un'esperta nella comunicazione e anch'io abito a Torino. Siamo entrambi appassionati di gastronomia, di buona cucina e di buoni vini, per cui quello che preferiamo fare è quello di cucinare e fare delle buone cene. Ma cucino quasi sempre io, tu non fai mai niente, stai lì a versare il vino e basta. Ci troviamo nelle colline torinesi, che sono per me il territorio ideale per la mia grande passione. Sono un istruttore di mountain bike, che sono anche il territorio ideale per delle splendide e meravigliose vigne che mi hanno fatto appassionare del mondo del vino e diventare un sommelier. Io ho la passione di fare attività creative e sono un'appassionata della moda e faccio costumi ogni tanto, mi piace andare a Venezia a fare feste. Porteremo a tavola il meglio delle nostre culture, un pezzo di cucina americana e un po' di cucina italiana. Come la vogliamo chiamare? Yum, yeah. Quindi yummy, yeah! Ah, adesso ho capito perché tu vuoi fare l'americano. Capito. Sono proprio entrato nel mood. Beh, comunque devo dire che tra sapori americani e sapori piemontesi sarà proprio una bella sfida. Vediamo che succede a casa di Loredana e Anna. Questi runner sono stati prodotti dalla mamma di Loredana. Sunday morning. Avrei bisogno del formaggio per fare una parmigiana vegana. Hai qualcosa da darmi? Io ti darei del tofu. Sì, va benissimo. Questi sono i tovagliolini per appoggiare il pane. Questi sono dei sottopiatti in paglia, rustici, perfetti per la nostra tavola. Buon pomeriggio, ciao. Queste posate appartengono al servizio di matrimonio dei genitori di Loredana e ce le hanno prestati molto volentieri. Ciao Gabri. Ciao, buongiorno. E ne avrei bisogno di una confezione per un liquore e la liquirizia che fa mio papà, fatto in casa, perché dovrei regalarlo. Hai qualche idea? Per il vino abbiamo scelto questi calici un pochino più eleganti. Ho giusto una piccola bottiglia in vetro e poi potremo andarlo a inserire in una piccola lanterna in legno, sì, come questa, per esempio, se ti piace. Assegniamo i posti ai commensali. È proprio la tipica tavola di campagna, mi piace tantissimo. Tra poco, a cortesia per gli ospiti. Vieni qua. Ti sta scappando il cane. Sì, qua. Mi è scappato. Le due coppie sono pronte a sfidarsi e per Loredana e Anna è il momento di cucinare.
La passione per i fiori e gli aperitivi sono il tema centrale del menù di Loredana ed Anna dal titolo Spritz, Flowers and Vintage. Loredana, cosa prepariamo come aperitivo per i nostri ospiti? Facciamo le nostre girelline, quelle che fa sempre la mia mamma quando facciamo le cene, va bene? Anche molto questa buone. Sera riproponiamo. Prendiamo il lievito, ne mettiamo solo una parte. Un po' d'acqua. Mettiamo immagino. L'acqua calda, sì. Ok, quando si è formata ci mettiamo perfetto. Sul legno, ok? Io faccio quelle con sambuco, eh. Ok, io faccio quelle con la sardella, bravissima. E le mettiamo nella teglia da questa parte. Una vicina alla, bravissima. Ok. Non resta che infornare e l'aperitivo per questa sera è pronto. Prepariamo dei tagliolini all'uovo con un pesto di pistacchi, pomodorini verdi, pomodori basilico e aglio. Un, dos e tre. Ti piace? Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Ok, io direi che ci siamo, vero? La tagliamo a metà? La tagliamo a metà. La mettiamo a metà? Giro io? Vai. Ecco i nostri tagliolini. Arrivano bellissimi. Vai con i muscoli? Vai, prepariamo sto pesto. Benissimo, dai. Cara, questo cosa ti ricorda? La nostra missione sanitaria in Mozambico. Ci abbiamo lasciato il cuore, Lori. E adesso non ci resta che cuocere i nostri tagliolini, condirli col nostro pesto e anche il primo è pronto. Siamo arrivati al secondo, parmigiana vegana. Mai, mai, mai avrei pensato di fare la parmigiana invece. Vegana, va bene. Facciamo arrosolare la cipolla e poi aggiungiamo il pomodoro. Prendo la padella, primo strato, pomodoro. Uno strato di puoi adagiare, bravissima. Questi sono i mitici formaggi vegani. Questo formaggio è un formaggio vegano che simula molto il parmigiano. E va bene. Poi mettiamo ancora un po' di tofu. Oddio. Tutta responsabilità tua questa, cara. La nostra parmigiana è pronta. Vai. Voilà. Il nostro dolce. La parte più bella. Cosa prepariamo? Sgroppino. Ai frutti di bosco. Frulliamo mirtilli. Lamponi. Lamponi. More. E un po' di more. Direi che la consistenza è quella giusta, Lori. Ti sei divertita? Sì. Bravissima. Bello questo frullatore ecologico. Vintage. Visto, siamo vintage noi. Nell'animo. Prosecco, dopo che l'abbiamo lasciato nel freezer, e un po' di vodka. E deve diventare una bella cremina. E anche il dolce è a... Vado ad aprire, sono arrivati. Okay. Vieni, Plasti, andiamo a vedere chi c'è. Vieni, chi è arrivato? Eccoli gli ospiti, buongiorno. Benvenuti, buongiorno. Prego, Plasti. Plasti. Ti sta scappando il cane. Plasti, vieni qui. Gli corro dietro anch'io. Vieni qua. Mi è scappato. È andato fino alla stazione. Plastic, dove vai? Plasti. No, Diego, così, che se lo prendo io, lo prendo io. Vieni qua. Vieni, amore, vieni. Vieni, bello, vieni, vieni. Ovviamente Xaba dice, ehi, vieni, e lui arriva. Beh, ciao Loredana. Prego. Bellissimo incontrarti. Si prospetta una bella serata. Ciao, benvenuti. Anna. Xaba. Diego. Anna, accomodatevi. Ci sediamo là. Grazie. Noi andiamo a preparare grazie. L'aperitivo. Teniamo d'occhio noi il cane, non preoccupare. Grazie mille. Che viene con te, vabbè.
Che bello, voleva fare un giretto. Facciamo sì. un girettino, dai. Anche noi. C'è anche l'ama di là. Fantastica, hai visto? Ma che bella. Io devo provare. A sedersi e aspettare l'aperitivo come tre ospiti normali. Dai, facciamo. Ok, io faccio una volta. Dentro casa, però. Va bene. Sì, ci sediamo lì. Qua ciao. Okay. Ciao. Ciao, ciao. La casa in cui veniamo accolti è una graziosa villetta dalla struttura moderna, ma al suo interno conserva un sapore antico. L'ingresso sembra proprio quello tipico delle case di campagna, un mobile cassapanca utilissimo dove appendere anche i cappotti, poggiare gli stivali e un mobiletto con una specchiera. Niente di più semplice e niente di più azzeccato in campagna. Verde declinato in tante tonalità che incornicia e inquadra le finestre e il soffitto. È una cosa tipica che si faceva nelle case di campagna di una volta. Tra piante esotiche e fronde spuntano un sacco di tessuti zebrati. Un abbinamento carino, sì, ma in una casa tradizionale di campagna decisamente azzardato. Eccovi, raggiungiamo gli altri benvenuti, ospiti. Benvenuti, seguiteci. Prego. Molto volentieri. Due donne in bianco. Yes. E ci sono gli altri ospiti. Buonasera. Ho portato un piccolo carro, grazie un po' mille. Di fiori per bellissimo, la campagna. Io li adoro. Finalmente un bouquet che arriva a cena nella dimensione giusta. Piccolo, così sarà facile metterlo in un vaso. Allora, stasera siete in campagna. Perché io abito qui con i miei. Beh, si sente. Si allora. Sente la torre. Qua siamo nella campagna operaia. Qua vanno in giro col trattore, cara. E abbiamo preparato dello spritz alcolico e non alcolico perché non sapevamo. Con spritz io sono a casa, quindi il mio sangue veneto, anzi il mio prosecco veneto mi fa dire che potrebbe essere interessante. E poi abbiamo preparato, siccome la mia cara amica, di tutte le mie amiche ho scelto quella vegana. La più difficile. Perché io sono carnivora. Però lei è scesa a compromessi, quindi questa cena sì. non è a base di carne. Sì. Ma va benissimo, noi siamo aperti a qualsiasi allora. Cosa, purché sia buona. Speriamo, noi ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo preparato, io li chiamo grissini, non conosco il nome. Perché la base è la pasta per fare i grissini. È una ricetta tramandata da famiglia calabra. L'accento non è prettamente calabrese. Ogni tanto esce fuori. Ti viene fuori. Magari dopo il secondo spritz. Allora beviamo. Beviamo, ma a proposito di spritz, sono una versione vostra o il classico? No, il classico no, c'è la menta. È il classico. Ah, vabbè, perché ce l'avevo in giardino, l'ho messo. Lo spritz. Vuoi mica che ci facciano delle osservazioni sullo spritz? No, nostro, no, nostro... non l'accettiamo, L'aperitivo sotto la pergola è servito veramente bene. Ci sono i bicchieri per lo spritz, i piattini e anche i tovagliolini di tessuto. Brave. Sono duri, molto duri, peccato perché l'idea di condirli con dell'olio aromatizzato al sambuco e dei bianchetti al peperoncino era ottima. Erano pietra, duri come la pietra. Quindi il tema qual è sarà? Spritz, flower e vintage. Vintage, ma è un modo di dire piemontese. Vintage è vintage. Vintage. Vintage, ma dove esce fuori la vintage? Ma non hai detto vintage. Ho capito. Perché è vintage? Cioè. Perché noi lo siamo. Noi ormai 52, no, io 52, te cara? 51. 51, però ormai siamo... Mi ha fatto il giro di bordo, siamo al ritorno. Però, signore, io non calcherei la mano proprio tanto su questa cosa dei 50 anni. Ma il vintage va molto di moda. Non passiamo mai di moda noi due. Vintage per me è gli anni 20, anni 30, anni 50, quindi sempre l'idea del nostalgico, è quasi un'idea romantica invece. Io non ci casco, secondo me è una fregatura. Loro sono agguerrite e questa cosa è semplicemente un piano per sviare il fatto che sono agguerrite. E voi invece? E voi siete due amici, giusto? Sì. Ma è un accento particolare. Sì, americano. Sono nata negli Stati Uniti, però sono un ibride italo-americano. Quindi come si dice, vintage o vintage? Vintage. Vintage. Sono curioso di capire questo vintage, in cosa si concretizza. Allora, accomodiamoci. La tavola di Loredana e Anna è decisamente eclettica. Ci sono alcuni oggetti vintage come le posate e i bicchieri e altri oggetti decisamente più country, quasi agresti, come ad esempio il sottopiatto in paglia. A farla da padrone su questa tavola però è il tessuto beige, una sorta di cotone lino che però non è stato stirato, è stato utilizzato per i runner, per la tovaglietta, per il tovagliolo e anche per creare un fantasioso piattino del pane.
In realtà, affinché la tavola sia elegante, i vari tessuti non dovrebbero sovrapporsi mai. Molto belli i piatti bianchi con il decoro azzurro che si intonano perfettamente allo stile delle posate vintage, un po' meno però al resto della tavola, che è decisamente più country. Da vedere non è che sono bellini. Tagliolini all'uovo, adesso Anna vi spiegherà. Con come l'uovo? All'uovo, scusa. Che i vegani generalmente non mangiano l'uovo, però noi abbiamo un'amica che ha delle galline, che noi definiamo le galline felici, che tiene praticamente nel suo giardino, fanno le uova e moriranno di vecchiaia. E sono le uniche uova, quelle che mangio io, che sono le uova di Roberta. Non vengono sfruttate, allora le uova di Roberta, delle galline di Roberta, io le mangio. Che sono galline felici. Questa definizione, proprio il discorso vegano, che non ce la faccio a metabolizzarle. No, ma la rispetto, perché Cicinina fa la mia spalla e la rispetto. Il condimento poi del tagliolino? Basilico, nel giardino. Pomodori un po' anacquati, perché purtroppo ha piovuto. Okay. Quindi un pochino meno gustosi del solito. Scusa, Loredana, ma ti stai scavando la fossa da sola? Aspetta che Roberto li assaggi. Se anche uno non se n'era accorto, tu hai sottolineato, quindi... C'è un po' un problema, questo è un errore un po' tecnico, nel senso che non sono ben legati la pasta e il pesto. Resta una cosa da una parte e una cosa dall'altra. Quindi bisognava lavorare un pochino meglio sulla mantica. Infatti belli lunghi si sì. Se me ha fatto un tagliolino e poi l'ha messo tutto intero nella pentola. Non finivano, io continuavo a girare la forchetta. Mica si mangia. Da brava americana la cucina italiana gli piace. Bam, steccata. Bam, yeah. Pronta, eh? Yeah. Ullala. Prego, il pane. Oh, grazie. Loredana porta in tavola il pane e lo fa nel modo giusto. Ci porge il cestino e ciascun ospite si serve da sé. Voilà, Anna, questo è il tuo momento. Spiegate il tuo piattone. Questa è una rivisitazione della parmigiana, praticamente. Okay. È fatta con lo stesso procedimento della parmigiana, semplicemente i formaggi che sono stati usati sono dei formaggi vegani. A base di lupino, a base di soia, a base di fecola di patata. Basta così, basta. Non la concepisco, non ce la faccio. La parmigiana poteva anche essere un pochino più semplice, ragazzi. Bastava semplicemente una melanzana buona, fritta nel modo corretto, una bella salsa lasciata ben tirare sul fuoco, passavate in forno un attimo, così si compattava e solidificava bene il tutto, olio e basilico e servivate. La parmigiana mi è piaciuta tantissimo, sembrava quasi che ci fosse tipo della besciamella e formaggio, l'ho trovato molto saporito. Questa è una visione molto femminile, apprezzo molto il fatto che tu riesca a trovare tutta questa delicatezza, perché forse io avrei preferito una parmigiana di quelle vere, quelle belle untuose, belle grasse. Aveva il suo perché, guarda. Vedi che eri prevenuta tu sulla mia parmigiana. Guarda, hai ragione. Invece? Sì, vabbè, vintage, però boh, non lo so. Scusate, però non avete un'età per essere definite vintage. A che età si scavalla e si diventa vintage? Non lo so, magari un po' ma anche più un pochettino ironica come cosa, nel senso da che 50 viviamo... ci sta, ma io sono fiera. Viviamo da bene 50. La nostra età, male, quindi... Belle briose, sprizzose. Vintage è movimentato, vintage, dai. Ullala. La mia golosità sta già salendo. Vabbè, sarà che sono a dieta da troppo tempo, mi sembra tutto buono. Siamo arrivati al dolce, lo sgruppino. Arriva lo sgruppino nel suo bel bicchiere lungo sul piattino, molto bene, peccato per il cucchiaino da tè, è corto per arrivare in fondo. Sarebbe stato meglio in questo caso quello da bibita. Un frullato di frutti di bosco, prosecco e vodka, giusto così. In parti uguali. Sì, ovviamente. Cioè, un mirtillo, una mora e un ciupito. Bravissimo, certo. Vedi, hai capito. È buono, si lascia bere e... Buono. Poi i frutti di bosco fanno bene, sono antiossidanti. Insegnatemi qualche detto torinese. Ce l'avete qualche? Al ciaparat. Beh, anche a Varè, anche sì, a Varè. Ciaparat. Ciaparat. Ma va a ciaparat. Cioè, vai a quel appunto, paese. Vedi? Sì, quello. Stai dicendo una stupidaggine, quindi... Tipo una parola carina è ciapapuer. Ciapapuer.
Cioppa che lingua è, scusa? Anche il cioppa pulvar, che da noi è pulvar. Che vuol dire prendi polvere? Riferito alle persone, qualcuno che sta lì a prendere la polvere, cioè che non fa niente. Oppure ciampornie, Loredana siamo due ciampornie. Siamo due ciampornie, noi. Ciampornie. Vuol dire vecchie babbione, vecchie, in pratica. Sì. No, dai, Anna, vecchie babbione, no. Vecchie carampane? Eh beh, un po' lo siamo. Sì, un po' ciampornie, sì, siamo un po' vecchiotte. Il senso di umorismo. Ma no, ma tutto quello fa parte del piano diabolico, perché in realtà loro sono giovani, raffiatate. Hanno solo 20 anni. Eccoci qui. Un pensierino ai nostri ospiti. Un pensierino. Ah, è liquirizia. Bravissimo. Okay. Sono molto contento di questo cadeau perché, insomma, belli cuore la liquirizia non si rifiuta mai. Bellissima la bottiglia, molto vintage. Sì. Questa davvero vintage. Tutto vintage, dall'inizio alla fine. Bene, perfetto. Bene. Siamo appunto arrivati alla fine. E ci vediamo domani a casa vostra. Grazie. Grazie. A domani. A domani. La tavola di Loredana e Anna è sviluppata intorno a un'idea molto carina di ricevere all'aperto sotto la pergola. Sulla tavola però ci sono veramente troppi oggetti e soprattutto l'abbondanza di tessuto crea davvero disordine. Belli invece i piatti e anche le posate. Il mio voto è 6,5. I piatti che ci hanno fatto assaggiare sono delle ottime idee, ma eseguiti un pochino male. Potevano fare tutto molto più semplice. Il mio voto per questo è 5. Stile tradizionale, stile etnico, animalier, suggestioni che vengono dall'Oriente ma anche dalla tradizione campagnola. Su questa casa si potrebbe lavorare molto meglio e dargli una personalità più decisa, più forte, come la sua proprietaria. Per ora il mio voto però è un 6. Per il loro pranzo Loredana e Anna hanno totalizzato 17,5 punti. Vediamo che succede a casa di Emilia ed Emanuele. Oggi dovrò apparecchiare, sarà un po' dura perché loro erano veramente brave ad apparecchiare la tavola. Sono venuta a prendere un po' di ottima carne per una cena che devo fare con gli amici. Così va bene? Fantastica, deliziosa. Ok, le posate. Vengono dall'India, quindi sono un po' eclettiche come un po' tutta la mia casa. Con Emilia stiamo organizzando un piccolo evento. Vogliamo realizzare delle stampe per i nostri ospiti. Queste forchette sono per il dessert, quindi non dobbiamo farci dire che questo è un cucchiaio del tè, è una forchetta del tè. Ti faccio vedere la grafica. La nostra idea è quella di fare delle piccole cartoline da poter regalare agli ospiti. Questi fiori li ho presi perché sono sul moderno, un po' campagna. Penso che stanno proprio bene in questo ambiente. Ti consiglierei una carta non patinata, tipo questa qua. Mi piace, vengo poi a ritirare le stampe. Ok, meglio di così non potevo fare in questo momento. Emilia ed Emanuele portano in tavola un menù itinerante dal titolo Yummiya. Allora, abbiamo deciso che facciamo una cena italo-americana, per cui io partirei con un bel cocktail. Possiamo servire un americano. Che cosa ne dici? Ti sembra una buona idea? America's always great. E allora inizio a preparare il cocktail, così poi tu puoi trovare la ricetta migliore per poterlo accompagnare. Qui sto tagliando le uova perché poi prendiamo il tuorlo e facciamo il, si chiamano deviled eggs in inglese, e facciamo una cremina. Sai che di americano c'è solo il nome, ma è un cocktail decisamente locale. Ci sono gli ingredienti più famosi, una parte di Torino e una parte di Milano. E voilà, il nostro americano è pronto. Tagliamo la cipolla e poi andiamo a metterlo tutto nel roba. Ok, adesso ci siamo. Perfetto. Cosa facciamo per primo? Facciamo agnolotti e rock and ribs? Yeah. Wash your face and hands.
tanto burro, eh. Un quarto di quello. Ormai iniziamo a fare l'impasto. Mi passi la carne così, lo mettiamo al frullatore. Adesso facciamo il ripieno. Ok. Perfetto. Per secondo facciamo un bel duello di hamburger. Pensavo di rifare una famosa scena di un film e quindi fare il duello del buono, il brutto e il cattivo. Prendiamo tre tipi di carne diverse e poi troviamo la giusta farcitura per farne uno buono, uno brutto e uno cattivo. Tu incominci a farcire il burger cattivo. Io vado a lavorare al buono, allora. Ok. Il cattivo è pronto. Siamo pronti per la cottura? Yeah, let's see how it goes. Direi che sono pronti. Questi facciamo affumicati, no? Sì. E qua cos'è? Qui abbiamo del legno. Adesso andiamo a inserirlo in questa piccola camera combustibile e con il fumo che andremo a ottenere possiamo fare direttamente una affumicatura. La affumicatura è pronta, scegliamo il giusto accompagnamento e anche i burger sono fatti. Ok. Senti, come lo trasformiamo il cioccolato? Rendiamolo americano, che cosa facciamo? Cosa c'è di più americano che un cheesecake? Possiamo fare un cheesecake and vermouth? Ok. Ok. Si copre il tutto. Ok, siamo pronti qua. Adesso dobbiamo fare la crema. Ecco, per il bambino, tieni. Grazie, questo ci penso io. Adesso il nostro dolce è fatto. Non resta che cucinarlo in forno e poi servirlo con un po' di vermouth. Sounds like a plan, Stan. Arrivano i giudici. Eccoci, siamo praticamente arrivati da Emilia ed Emanuele, qui. Ma chi l'avrebbe mai detto che abitassero in montagna? Sembravano così cittadini ieri. Sì, infatti io mi aspettavo sempre un po' più di American style. Invece no, la montagna. Oh, vado io. Ciao. Ciao. Ciao Emilia. Ciao. Come va? Bene, tu? Bellissimo qua. Benvenuti. Beh, siete praticamente a un passo dal centro, ma in montagna. Il posto è bellissimo, c'è una vista incredibile. Madame, sir, please. Ok, grazie. Noi andiamo a preparare l'aperitivo. Certo. A tra poco. Godiamo la terrazza. Facciamo un girettino qui su questa terrazza. Sì, che sì dite, facciamo dai un giro. Io rischio di mimetizzarmi. Guardate, ci sono degli annaffiatoi. Ma c'è anche l'acqua lì. Diamo una bagnata alle piante. Guarda, qua c'è bisogno. Sì, va, questo è un po' indietro. Sì. Aspetta. Qua sì, c'è bisogno. Vabbè, io vi lascio annaffiare le piante e vado a vedere dentro, eh. Ci vediamo tra poco, Diego. Ciao. Guarda anche qua. Veniamo accolti in una villetta con un bellissimo panorama sulla valle in mezzo a un bosco. Stile un po' cottage con queste particolari finestre all'inglesina. Peccato però che al suo interno non ricordi molto uno stile campagnolo, ma piuttosto abbia più elementi cittadini. Caratteristica architettonica dello spazio è questo controsoffitto a forma di U che illumina l'ambiente. Sotto c'è un grande divano di pelle bianco e tutto è molto bianco, anche le pareti. Nell'insieme l'ambiente risulta un po' asettico. Buona l'idea di dipingere di grigio la parete con il camino perché mette in risalto la cornice e poi la poltroncina accanto ci sta molto bene.
Melanina, Xaba. I piatti di plastica, posso capire, le posatine di plastica e il tovagliolino di carta, non è un picnic. Hey, little copycat, quit trying. Benvenute, andiamo al tavolo. Vediamo lì. Eccoci. Ciao ragazze. Ciao. Ben arrivate. Ma che bello. Accomodatevi qua. Non ti aspettavi che Emilia abitasse in un posto come questo? Lei è molto cittadina. No. La Laura che c'è. Prodotti del campo. Grazie mille. Oh, fantastico. Ne mettiamo qua un po' di campo e un po' di fiori. Darò un po' di amp, un po' di power alla casa. Cheers. Cin. Alla salute. Cheers. Ok, in inglese, ma comunque vuol dire cin cin. Come la prenderà Xaba? Passo. Cosa beviamo? Tu vuoi fare l'americano? Il mio cocktail preferito! Hai visto che bel cocktail che ci ha fatto questa sera, Emilia? Si parte bene. Wow! Il tema sarà appunto una cena italo-americana e abbiamo deciso di intitolarla Yummy Ya. Yummy Ya. Yummy Ya. Che ne pensi? Ma a me fa venire in mente un dire napoletano. Yummy Ya! Yummy ya, yummy ya. Ah, un mix tra yummy e yum. Yummy, 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 yummy ya. Alla vostra creatività. Grazie. Sì. Buon appetito. Buon appetito. Mi sembrava di aver detto che non si dice. Questi sono quelli che chiamano in americano deviled eggs, però ho fatto una versione un po' sull'italiano che ho messo tonno, capperi. Di qua invece cosa c'è nelle salse? Allora, prima salsa è un dip fatto con yogurt greco, con delle spezie, un pochino sul piccante. E invece l'altro pensimonio... È stato pensato per te, che sei vegana. Olio d'oliva e aceto balsamico. Bellissimo l'aperitivo con il cocktail americano, le uova, le verdure in pensimonio. Però mancano le ciotoline individuali, perché utilizzare tutti insieme una ciotola per il dip non è proprio elegante. Partiamo subito, un bel drink americano ci sta. Le uova ripiene buone, insomma gustose, si sentivano tutti gli ingredienti presenti all'interno, le salsine sono buone e quindi si inizia in modo semplice ma buono. Ora proseguiamo il nostro viaggio italo-americana di là. Lei è americana, chissà. Di solito non sono rinomati per una cucina particolare. Yummy, andiamo a tavola. Yummy. Sopravvissuti alla cena vegana. Quella americana ci fa un baffo. Quella di Emilia ed Emanuele è la classica tavola per una cena in giardino. I dettagli però non sono da trascurare perché sono molto particolari. Ogni singolo posto tavola è apparecchiato con una sola forchetta, un coltello e la posata da dessert. Una scelta un po' particolare, perché non la doppia forchetta se ci sono due piatti? Ma forse intenderanno portarla dopo? E perché apparecchiare allora la posata da dessert? Un po' troppo, si utilizza più nell'apparecchiatura formale. Il tovagliolo è stato sistemato al centro del piatto dentro un portatovagliolo. A casa è sempre meglio mettere il tovagliolo a sinistra. Al centro della tavola c'è una composizione fatta con fiori e rame di more. Molto carina, però non avrei messo sinceramente anche i rami sparsi sulla tovaglia perché creano davvero un effetto confusionario. Là! Non è una cena senza un invito ufficiale. Per cui io e Emilia disegniamo, quindi l'invito alla cena Yummy Ya. E qua svegliamo un altro ingrediente che troveremo a tavola. Un po' d'ansia perché c'è un hamburger gigante disegnato. Ero contenta. Spero di non farla fame questa sera. Avranno pensato anche a me. Speriamo. Per Anna ho preparato un spaghetti con vegan meatballs che ha i ceci, noci, niente di animale, perché non ho trovato le galline felici. Grazie mille. Carino da vedere, le polpettine con gli spaghetti dava proprio la classica immagine dell'italiano in America. Poi ho preparato veramente un misto tra l'americano e italiano. Ho usato i ribs per fare il ripieno. Wow. Le ribs, le costine. Ah... Ha un nome particolare questo piatto? Agnolotti Rock and Ribs. Rock and Ribs, è molto divertente il nome. Ve lo proponiamo anche con un vino in abbinamento. Andiamo a bere un Nebbiolo, che però in questo caso è vinificato in rosa. Con addirittura 30 mesi di passaggio sui lieviti. Tecnicismo. Ma sei appassionato di vino? Sono appassionato, o... sono un sommelier, per cui... Ah, bene. Sommelier, e qui ce la siamo giocata. Stasera, malissimo, cara. Malissimo. Cara. Non abbiamo speranza. Buon appetito. Assaggiamo. Stai calma.
sto assaggiando. Mi piace l'idea di averle fatti con le costine, quindi insomma c'è una doppia preparazione perché c'è questa preparazione sul ripieno e poi la pasta fresca. Buona la salsa, unico piccolo e grande neo allo stesso tempo è la cottura. Era un po' cruda secondo me la pasta. Il mio era buonissimo. Le meatballs le fai anche per me poi la prossima volta. Ok, va bene. Okay, nice. Basta che non devo fare anche gli ravioli. No, facciamo solo le meatballs. Emilia, senti, tu abiti in una casa, una via di mezzo tra fuori città e dentro, insomma. Ho trovato il mio happy medium. Esatto. Adesso. No, ho sempre vissuto in posti fuori, in campagna, negli Stati Uniti dove ci sono i cervi. Quindi poi venendo in Italia ho avuto la... una bellissima infanzia perché ho fatto 2 anni di elementare, ho vissuto in un castello. Wow! La principessa nel castello, no? Old princess, like Grace Kelly. Amazing! Noi campagnine, questa principessina. Sono cresciuta nel castello, però non è che avevo tutte queste aspettative. Vedi in che casa? E tu, Emanuele, vieni a trovarla? Molto spesso, passandoci volentieri anche con la bicicletta. Io sono un ciclista appassionato, sono un istruttore di mountain bike, per cui questo per me è il territorio ideale per potermi allenare. No. Secondo te c'è anche? Beh, sì, è magrolino, dai. Ma i muscoli? Io vabbè, i muscoli è impossibile vedere, era vestito. Ah, ecco, arriva la seconda forchetta, però a casa è sempre meglio apparecchiarne 2 direttamente a tavola. Forse non avevano la seconda. They're not hamburgers, they're sliders. Sì, ma without bread, it's sliders. Abbiamo litigato un po' per il secondo. Diciamo che qua in Piemonte diamo spazio alla carne, quindi... Pane o no pane? Questo è il vero problema. Questo è il grande dilemma di come si fa il vero hamburger, se nell'assenza dell'hamburger c'è il pane oppure no. C'è pane per tutti i gusti. Comunque io sono un po' geloso, eh. Sì, del suo, vero? Ma che bello! Okay. Anche qui. Bravi, perché dal mio posto, guardando il piatto di Anna, comunque mi sembra un bel burger presentato in chiave vegana. Una melanzana. No, è un portobello mushroom marinato nella soia e Worcestershire sauce, che non ho ancora capito io, che sono americana, come cavolo si dice Worcestershire sauce. Worcestershire. Senti, se neanche lei che è americana sa dirlo, va bene per tutti. Cosa sono prima di... Diciamo che il titolo americano ci è venuto in mente l'idea degli spaghetti western e quindi abbiamo detto perché non mettiamo in un piatto un duello tra hamburger e non facciamo il buono, il brutto e il cattivo. La carne si sentiva che era di altissima qualità, carina l'idea di presentarli così, però secondo me se li presentavate sotto forma di sliders veri e propri, quindi con il suo pane tostato, leggermente passato nel burro la parte bassa, una foglina di lattuga, il tutto acquisiva un pochino più di americanità. Buonissimi, mi sono rifatta ieri sera, cara. Stati veramente carini, hanno pensato ad un menù particolare solo per me. Per terminare, un abbinamento classico piemontese, il cioccolato nella forma del cheesecake americano, è un vermouth che in questo caso è stato autoprodotto da me in cantina. Beh, fatto, che bravo. Assaggiamo questo accostamento allora. Cheesecake, abbinamento con vermouth fatto da loro, bellissima questa cosa, insomma, perché non ci capita molto spesso di avere qualcuno che produce anche un piccolo distillato da farci assaggiare. La cheesecake era buona. In generale non amo particolarmente i dolci, ma ho fatto i complimenti a questa signorina perché è stato il mio piatto preferito di questa cena. Ma quando vi siete incontrati, diciamo, cos'è che ti è piaciuto di questa principessina americana, diciamo? Che viveva nel castello. Esatto, com'è andata? Com'è andata? Sì. Insomma, Emilia ha degli occhi affascinanti perché non ci si può fermare e non si può invitarla a bere un aperitivo. Con un bicchiere di vino si iniziano racconti e poi, insomma, la principessa inizia con i castelli e con le sue favole. Tra l'altro non c'è neanche il principe azzurro, per cui effettivamente dobbiamo lavorarci ancora un pochettino a questa favola. Secondo me i due non la contano giusto. Guardi, siamo degli splendidi partner in cucina e questo devo dire che è già un grandissimo successo. Ma una volta che si mettono le mani in pasta in cucina iniziano un sacco di amori. Grazie. A
Abbiamo pensato di darvi questa piccola stampa, un'edizione chiaramente limitata per questa splendida cena unica di questo Yummy Yum. Un regalo così personale rende questa cena veramente indimenticabile. Grazie. Complimenti. Bene, colleghi. Andiamo? Grazie. Andiamo. Sì, perché dobbiamo decidere quale sarà la coppia vincitrice di questa sfida. Non vi faremo aspettare molto. Torniamo tra poco. Siamo arrivati al momento più atteso. Quando uno decide di fare una sfida, dà per scontato che c'è un vincitore e un perdente. Tra poco.